Bella a tutti i miei slimes, qui Alb, bentornati nel mio canale. Eccoci qui con una nuova doppia reaction e oggi andiamo ad ascoltare Telefon di Buba e Sfera Ebbasta, ma anche Shakira di Sapobulli. Due singoli usciti qualche giorno fa, scusate il ritardo ma sono stato a mare, quindi sono tornato da poco a Bari e ho avuto appunto modo di registrare questo video. Colgo anche l'occasione per dire che ormai siamo praticamente il 30 luglio, quindi siamo ad agosto e agosto sarà un mese molto relax. I video comunque usciranno, però non so quando. Insomma, ci riprenderemo un po' per poi partire più forti a settembre. Detto questo, io comincerei a parlare un po' di Telefon di Buba e Sfera Ebbasta, perché ne ho sentito solo parlare bene, onestamente. Mi avete detto in molti che Sfera è tornato ai suoi tempi d'oro. La canzone tecnicamente è di Buba, che è un rapper francese che lì è molto molto importante, perché credo che sia stato uno dei pionieri della trap, e appunto come featuring a uno dei pionieri della trap però in Italia, Sfera Ebbasta, che non si può negare questo, così come non si può negare che attualmente ha preso una strada ben distante da quello che faceva prima ed è diventato un artista a tutti gli effetti mainstream. Sapete quello che penso di lui, quindi non mi soffermerò nemmeno più di tanto. Vi posso dire che sono un po' curioso di questa canzone perché ne ho sentito solo parlare bene, e detto questo io me l'andrei pure ad ascoltare. Ma come sempre, prima di farlo, mi piace, commento, iscrivetevi al canale qualora non lo foste, mi raccomando, in descrizione trovate i miei social, le mie playlist, il gruppo Telegram e una marea di link che vi possono essere utili. Detto questo, io direi di partire. Quando correvamo nel blocco, quando sognavamo sti soldi, va bene. Mi sa che eri ancora un marmocchio. Non ho raccontato una storia. Va bene. No. Sai che passeremo alla storia. T'avevo stare all'occhio, mi vogliono morto sti figli di troia. Questo era uno snippet famosissimo, mi sa. Il sound è fantastico. Ok. Ok. L'ho subito aggiunto in playlist. Subito, di botto, così, quindi mi raccomando, cercate la playlist della trap italiana. E devo dire che in un certo senso avevate ragione, questa è veramente una hit. Devo dire che anche io personalmente sento che sia una canzone un po' vecchia. Secondo me non è stata registrata ultimamente, anzi le vibe mi ricordano molto lo Sfera Ebbasta del 2017, proprio l'album Sfera Ebbasta, ma anche 2018. Siamo secondo me in quegli anni lì, e soprattutto in questo mi hanno aiutato le linee melodiche, che appunto mi ricordano quelle che usava un po' prima. Per il resto mi conoscete, quando c'è da criticare Sfera Ebbasta lo faccio e ci vado pure piuttosto pesante, ma quando fa canzoni del genere non posso dire altro. Cioè, per me lo Sfera Ebbasta Prime è questo, e l'ha messo totalmente in mostra, veramente. Testi non banali, flow, ripeto, molto molto fighi, linee melodiche molto molto fighe, e soprattutto, cioè, penso che sia uno dei migliori pezzi Italia-Francia, perché scorre tutto bene nel suo complesso. Tra l'altro Sfera poi ha fatto una bella parte importante, perché ha fatto prima strofa e praticamente ritornello e anche pre-ritornello, e invece poi c'è Buba, che sapete, io non seguo molto il rap francese, però mi baso molto all'orecchio, e secondo me all'orecchio ha spaccato. Poi, come abbiamo detto prima, sappiamo che adesso per Sfera è cambiato tutto, cioè lui ormai è un artista mainstream e quindi deve accontentare tutti, grandi, vecchi, bambini, bambine, ragazzi, ragazze, quindi ci sta a fare la roba che fa adesso. Però per quanto riguarda il mio parere, quando si mette a fare queste robe è inarrivabile. Una parte della canzone mi sembrava di averla già sentita nei giorni, cioè negli anni prima, sotto forma di snippet su internet, non ne sono sicuro, però mi sembra così. Detto questo, io adesso cambierei argomento e parlerei un po' di Shakira e di Sapobulli. Tra l'altro, tempismo perfetto, perché proprio l'altro giorno ho letto che Shakira rischia 8 anni di galera per evasione fiscale. Sapobulli ha fatto uscire questa canzone in realtà come esclusiva per One Take FM, che non so come definirlo, una stazione radio, un canale YouTube, che comunque negli ultimi mesi sta andando forte, perché è interessante sia come format, chiama anche artisti belli freschi, tipo è andato Sapo, prima è andato Nerissima Serpa e Papa V, ce ne sono diversi. Hanno fatto uscire questo singolo, che tra l'altro Sapobulli aveva già spoilerato, se non mi ricordo male, sui suoi social, e si pensava appunto che potesse essere un po' la hit estiva, solo che la canzone non è ancora uscita ufficialmente sui servizi di streaming. Chiaramente la produzione è di Greg Willen, e devo dire che anche in questo caso tutti me ne avete parlato super bene. Senza perdere troppo tempo, io proprio andrei a vedere effettivamente com'è questa Shakira. Okay. Il beat già è figo. Mentre l'uomo vedi guarda, quel culo vedi come balla.
prima era col suo tipo, ora qui come a bere tequila, tequila, una bionda, una rossa e una mura, sempre uno scambio interculturale. Siamo a Saint-Tropez, sto bevendo Perignon con una tipa chic. Bello il flow. Si mette le mie chain, pensa di essere me. Mette la mia Glock nella sua bag. Ok. Vuole la bella vita e fa sex come Shakira, Shakira. Questa doppia reaction è andata di Cristo, perché anche in questo caso la canzone mi è piaciuta. Cioè, secondo me è una hit e sono stati bravissimi sia Sapo Bulli che Greg Will, soprattutto perché si vede che non è un classico pezzo alla Sapo per come lo conosciamo, cioè mezzo improvvisato, mezzo fatto alla cazzo. In questo caso, secondo me, anche a partire dal testo si vede che, per quanto sia comunque un testo di Sapo Bulli, per carità, però è un qualcosa di leggermente più studiato, proprio su cui ci hanno ragionato di più, proprio per fare la hit estiva. Su questo vorrei aprire una piccola parentesi, non so se è un popular, però vi dico che per come la vedo io, questa canzone, se è una hit, ed è una hit, è a un buon 70-80% è merito del beat, che secondo me ti entra subito in testa, c'ha proprio dei suoni super catchy che appunto ti rimangono impressi. E poi Sapo Bulli, ripeto, per quanto sia stato bravo, ha fatto il suo. Questa canzone con un altro beat secondo me non sarebbe così forte, però chapeau anche a Sapo Bulli, perché per i suoi standard è andato oltre, a mio avviso, proprio a livello di testo è una roba un pochino più studiata, anche i giochi di parole che ha fatto non sono cose che insomma vengono così all'improvviso, quindi chapeau anche a lui. Però qua Greg Willen ha veramente scassato tutto. Per il resto siamo al 30 luglio, quindi se questa canzone vuole essere la hit estiva effettivamente dovrebbe uscire. Io me l'aspettavo già su Spotify questa settimana, ma magari, non lo so, stanno preparando un video, un qualcosa di più elaborato. Comunque meno male che l'ha fatto uscire almeno così su One Take FM. E devo dire che per Sapo sono proprio contento, per un semplice motivo: quando l'FSK si è separata ai tempi, e io anche ero di questo pensiero, diciamo che quello, l'artista che veniva più penalizzato sulla carta era proprio Sapo Bulli, che tutti si dicevano ok, ma questo adesso che fine fa? E invece singolo dopo singolo, featuring dopo featuring, ha solo rilasciato belle strofe comunque discrete. E a questo punto sarei anche curioso di sentire un suo possibile album, su cui credo che stia lavorando. Quindi bella per Sapo, bella per Sfera. Recap di oggi: due belle canzoni, anche molto trap. Secondo me come doppia reaction è uscita proprio così, a chi piace la trap se la pompa. Quindi mi raccomando, mandate sto video viral, condividetelo con tutti, e non mi resta che chiedervi voi cosa ne pensate di entrambe le canzoni, cosa ne pensate di questo piccolo ritorno di Sfera ai tempi belli, ma anche cosa ne pensate di Shakira e di Sapo Bulli, e quale canzone tra queste due avete preferito. Magari scrivetemelo qua sotto nei commenti, che vi leggo tutti. Come al solito, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, nel caso in cui non lo foste mi raccomando iscrivetevi al canale, se lo siete già invece attivate la campanellina, così non vi perdete ogni tipo di video che posso caricare o meno. Qui sotto in descrizione vi lascio il mio canale secondario, iscrivetevi mi raccomando, l'account TikTok, ma come ho detto anche prima tutte le playlist a cui ho aggiunto entrambe le canzoni a quella della trap italiana, quindi mi raccomando checkatela, il gruppo Telegram e molto altro. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, noi ci vediamo ad un prossimo slat.